Ciao, allora, tanto per cambiare ho i capelli fradicissimi, strano, nuova. Allora, sono super mega struccata e volevo fare il video tag del make-up entro i 20 euro. Quindi adesso che ho la videocamera, sono centrata, sì, più o meno, ne approfitto e faccio un tutorial un po' al volo. Poi ho trovato il magico telecomandino, quindi mi ci divertirò a fare. Yeah! Quindi ora però mi avvicino. Che se no qui distruggo tutto. Che ho già fatto un danno, cioè questo qua. Mi è caduto uno smalto in testa. Allora, sarà un tutorial molto molto veloce, cercherò di fare abbastanza veloce perché non ci posso stare 10.000 secoli. Quindi, allora, zoomiamo. Evviva! Allora, come prima cosa, io inizio subito stendendo la base, visto che non devo mettere comunque polveri particolari. Quindi userò la la Tinted Moisturizer di Elf, che costa 1,70 euro. Mi sono scritto tutti i prezzi sul computer. Quindi ne metto un po' sul dorso della mano. Questo è il numero. Ora che l'ho messa a fuoco posso divertirmi. Metti a fuoco il numero Ivory, tonalità Ivory. Lo metto un po' ovunque. Magari se allontano un pochino si vede qualcosa. Ok. E lo stendo normalmente con le mani. E questa è una specie di crema colorata più o meno. Diciamo, mettiamolo in questo modo. Con un leggero SPF, quindi un leggero fattore di protezione, protezione 15 mi sembra, sì. Quindi visto che comunque adesso sono le 6, io uscirò fra un pochino, non importa avere protezione 8 miliardi. Come seconda cosa vado a prendere l'ombretto cremoso della Essence, lo Stay All Day, ormai famosissimo ovunque, il numero 05 Camp Rock, che costa 3,49 euro ed è questo colore bellissimo, mi piace un sacco. Quindi zoomiamo. Ora mi diverto malissimo con questo telecomandino. Scaldo il prodotto con le dita e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile in questo modo, pressando anche il prodotto. Non lo voglio strusciare, quindi lo presso così. A questo punto, per fissare un po' il colore e dare un po' di profondità, vado a prendere un ombretto di Kiko, polvere ovunque, così grigio scuro, metallizzato, numero 173, metti a fuoco, con questo pennellino doppio, costa. Allora, sì, l'ombretto l'ho preso quando costavano 2,50 euro. Mentre il pennello costa anche questo circa 2,50 euro. Quindi ne prendo un po' con la parte a penna, sbatto il prodotto in eccesso e vado nella piega dell'occhio in questo modo, tenendone abbastanza bassa, e faccio una specie di V. E poi cerco di sfumare il colore portandolo leggermente in su qua. Poi sempre con lo stesso pennello e sempre lo stesso colore, prendendone veramente poco 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 poco, anzi lo scarico anche un po' sulla mano,
vado di sotto qua, però non arrivo fino in fondo, arrivo più o meno verso metà. E cerco di allungare l'occhio in su in questo modo. Vado a prendere questa matita che non so se la fanno ancora, della Essence, la Sunclad Waterproof numero Blue Lagoon numero 03, che è bellissima, tipo dei micro glitter, è stupenda, l'ho usata un sacco l'anno scorso, e la vado a portare nella rima inferiore, esterna e interna. Vado a riprendere il pennellino di prima, quello con cui ho usato il grigio, e sfumo leggermente il turchese che ho messo adesso, che ovviamente si sta seccando, quindi cerco di fare una cosa abbastanza veloce senza cavarmi gli occhi magari. Mettiamo un eyeliner liquido, questo è quello di Elf Blu. Non mi piace tantissimo questo eyeliner perché è parecchio liquido, non so se si vede. Non è molto coprente. Cioè faccio la riga e boh, sparisce. Va bene. Però avevo voglia di blu oggi, non si direbbe. Vado a prendere il mascara, io uso il mio solito adoratissimo Kiko, che l'ho preso in offerta a 3,50 euro. In realtà costerebbe 7, ma l'ho preso a 3,50, quindi 3,50. E lo vado a mettere sia sopra che sotto. Allora, con gli occhi abbiamo finito, ora come rossetto non volevo mettere niente, però poi ho detto, boh, proviamo a fare qualcosa, a fare un esperimento. Quindi volevo provare questo, come ci stava questo qui della MUA, della Makeup Academy, che costa un pound, quindi tipo 1,20 euro, 1,10 euro. Ora mi allontano un po' perché sennò non mi prendo. E è lo shade number 16. Ehi? Ciao, sono il sole e ti rompo le scatole. Oh, eccolo qua. Che è questo arancio meraviglioso. The color of the year. Quindi, questo era il mio, diciamo, video tutorial, fra virgolette, per quanto riguarda appunto il tag del trucco sotto, al di sotto dei 20 euro. Nel box info poi vi metto tutti i prezzi dei prodotti, tutti i nomi dei prodotti che ho usato ovviamente. Quindi io spero vi piaccia, a me non dispiace sinceramente, da tanto non facevo una cosa del genere. Magari non avrei messo l'eyeliner blu sulla rima superiore perché comunque blu e turchese sono due colori che sì, ok, ci stanno bene, però meglio di no. Quindi magari vi consiglio di mettere un eyeliner nero sopra, cioè nella rima superiore. Sulla palpebra mobile vicino alle ciglia, abbiamo capito. Però io non trovavo più il mio, ero un po' di fretta, quindi infatti sto per uscire. Devo andare anche a Pilates, tra l'altro. E niente, spero vi piaccia, spero che non ci metta una vita a caricarlo questo video. E niente, ci vediamo nel prossimo video, tutorial, vlog, review, haul, chissà che cosa sarà, non lo so neanche io. Ciao! E adesso userò il magico telecomando.